L'avventura di Bianca Azzei all'Isola dei Famosi sta proseguendo e per la cantante si sta rivelando un'esperienza curativa dal dolore vissuto poco prima dell'inizio della sua avventura, ovvero la fine della storia con Max Biaggi. I due, dopo un amore durato molti mesi, si erano lasciati poche settimane prima dell'inizio del programma, una decisione presa dall'ex campione delle due ruote. In questo scenario, la partecipazione all'Isola dell'Azzei era parsa a qualcuno il presupposto giusto perché il programma seguisse i risvolti della storia tra i due, rendendola telenovela. Cosa alla quale Biaggi non si è prestato, essendo molto restio al gossip, pur non potendo evitarlo in toto. Il sussidiario riporta una ricostruzione del settimanale Diva e Donna, secondo cui un tentativo di avvicinamento da parte della produzione ci sarebbe stato, nel tentativo di convincere Biaggi a partecipare al programma o mandare un messaggio a Bianca Azzei. A questa cosa lo sportivo avrebbe commentato secco. Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto. Per carità. Ma non è tutto, perché secondo il settimanale la partecipazione stessa all'Isola dei Famosi di Bianca Azzei sarebbe stata la principale motivazione della fine della storia tra i due. Che è esattamente il contrario di quanto l'Azzei raccontò a Fanpage a poche settimane dall'inizio del programma. Le parole di Bianca Azzei all'inizio della sua esperienza all'isola avevano fatto intendere come il percorso di elaborazione del dolore fosse ancora in atto e lontano dal compiersi. Io cerco di essere forte ma faccio fatica. So che i miei genitori soffrono e non voglio farmi vedere così. Loro, gli altri naufraghi, NDR, mi stanno dando sicuramente molta forza. Io non colpevolizzo nessuno, ognuno fa le sue scelte nella vita. L'amore può finire ma ci vuole tempo. Proprio in una delle prime puntate, a tentare di consolare la cantante era stata Mara Venier, che l'aveva portato indirettamente un messaggio di Biaggi. Mi dispiace vederti così, ci siamo passate tutte, sono dei veri lutti. Anch'io ho sofferto per un uomo che mi ha abbandonato in un momento difficile della mia vita. Poi è tornato. E l'ho lasciato io. Devi essere forte. Io l'altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu e ha avuto parole bellissime e di grande, grande affetto. Gli amori possono nascere e finire, conta l'affetto e lui per te ce l'ha. Chi se ne frega.